Buonasera, buonasera a tutte e a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del concerto di Natale. Come ormai sapete, dal 2008 questo evento è dedicato alla città, ma un po' a tutta l'isola, dal Banco di Sardegna. E l'evento è patrocinato dal Comune di Sassari ed è curato nella sua parte artistica dall'Associazione Culturale, Teatrale e Musicale La Bohème. L'edizione di quest'anno è la numero 13, qui al Duomo di Sassari, che è illuminato per l'occasione dalle suggestive luci di Toni Grandi, che ringraziamo. Bentornato naturalmente va a voi, pubblico qui presente, e va naturalmente anche al pubblico che ci ascolta da qua fuori, perché anche quest'anno l'organizzazione ha deciso di allestire un maxi schermo in modo da consentire a un pubblico più ampio, insomma, di assistere all'evento. Un caro saluto va alle telespettatrici e telespettatori di Videolina, l'emittente televisiva regionale che anche quest'anno ha deciso di trasmettere via satellite in tutto il mondo questo concerto. Sono tante le persone che concorrono alla realizzazione di questo evento. Il primo doveroso saluto e ringraziamento va senz'altro al padrone di casa, all'Arcivescovo di Sassari, Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco Saba, che invito qui a raggiungermi per un saluto. Prego. Arcivescovo, ci ritroviamo qui anche quest'anno al Duomo per un augurio di buone feste nella speranza che sia un futuro di pace. Certo, grazie per l'invito. E siete nella casa che è di tutti, quindi desidero esprimere un pensiero di gratitudine al dottor Giuseppe Cucurese, direttore generale del Banco di Sardegna. Saluto la sua gentile consorte, le illustri autorità civili, accademiche e militari qui convenute e tutti i presenti, per un appuntamento nel quale il nostro sguardo attraverso le musiche, le melodie, le armonie è condotto a contemplare il presepe. E proprio in quest'anno, nel quale sentiamo tutti in modo più forte il bisogno di armonia e di pace, guardando soprattutto a quanti sono meno fortunati di noi e vivono il travaglio della guerra dentro casa, lungo le vie, nelle loro città, vogliamo elevare il nostro pensiero e il nostro spirito ad essere artigiani della pace, a partire dai nostri piccoli ambienti sino a quelli più internazionali, e fare nostro l'invito di Papa Francesco, che nell'800 anniversario del presepe di Grecio ci ricorda che guardando il presepe esso risveglia in noi la nostalgia del silenzio e della preghiera, in una società nella quale c'è tanta frenesia e tutti facciamo difficoltà a vivere momenti di contemplazione. Questa serata, all'insegna dell'arte, della bella arte, possa elevare gli animi e gli spiriti di tutti. Grazie ancora al dottor Cucurese. Ringraziamo l'Arcivescovo e invitiamo a questo punto il direttore generale del Banco di Sardegna, Giuseppe Cucurese, per un saluto e un'introduzione. Prego. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti. Benvenuti a questa ormai tradizione che si ripete da 13 anni, come dicevamo, è per noi ormai non solo un piacere, ma una cosa a cui non possiamo fare a meno. Siamo riusciti persino a fare il concerto anche l'anno del Covid. Eravamo a porte chiuse, eravamo io e Monsignore presenti, però l'abbiamo voluto mantenere e mandarlo comunque in onda, proprio per celebrare l'importanza che attribuiamo a questa serata. Una serata che vuole essere un momento così per stare insieme, piacevole, di serenità, per farci gli auguri senza troppe pretese. Anche come durata sarà un'ora di bella musica, quindi si può sopportare un'ora anche per chi non è amante della musica, ma credo che qui siamo tutti amanti della musica, e anche quest'anno siamo riusciti a mantenere la ferrea tradizione che vuole sempre artisti sardi che si esibiscono nel nostro concerto, no? Quindi da sempre è così,
anche quest'anno abbiamo Francesca Sasso, che non solo è stata forse una delle prime, se non la prima, ad aprire i concerti qualche anno fa, però è tornata chiaramente con grandi successi alle spalle, quindi siamo molto anche così ansiosi della sua esibizione. È sicuramente uno dei migliori soprani italiani oggi, accompagnata peraltro dall'orchestra che ha raggruppato un po' artisti da tutta la Sardegna, dalla Sardegna, la Bohème, no? E abbiamo il maestro Certa, che anche se non è sardo di nascita è comunque sardo di adozione, ecco, quindi abbiamo mantenuto la tradizione. Grazie a tutti, auguri e buon ascolto. Ringraziamo il direttore, ha anticipato un po' quali saranno gli ingredienti di questa serata. Dicevamo, il programma di questa sera, perché ora passiamo ovviamente alla musica, prevede alcune tra le pagine più belle della tradizione italiana, scritte da tre straordinari autori che hanno proprio scritto la storia della musica del nostro paese. Stiamo parlando di Gioachino Rossini, di Giuseppe Verdi e di Giacomo Puccini, di cui ricorre nel 2024 proprio il 100° anniversario della scomparsa. A eseguire queste immortali melodie sarà l'orchestra La Bohème, lo diceva il direttore, una selezione di 30 orchestrali tra i più talentuosi musicisti della Sardegna. Li vedete ovviamente schierati già alle mie spalle. Salutiamo per tutti il primo violino, Corrado Masoni. E dicevamo, a dirigere questa straordinaria orchestra sarà il maestro Andrea Certa, trapanese d'origine ma ormai sassarese d'adozione, si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Trapani con il massimo dei voti e la lode. Si è poi perfezionato all'École Normale di Parigi. Ha successivamente studiato composizione e direzione d'orchestra, prima a Roma e poi Ginevra. Ha diretto a Sassari, Trapani, in Tunisia e poi a Belgrado, Trieste e Cagliari, capolavori di Offenbach, Mozart, Puccini, Donizetti e Verdi. Lasciamo ora spazio al concerto, che sarà aperto da una delle più celebri sinfonie scritte proprio da Gioachino Rossini, il Barbiere di Siviglia. Buon ascolto. Thank you.
Lo dicevamo prima, come da tradizione, anche quest'anno il concerto di Natale sarà impreziosito dalla voce, è proprio il caso di dirlo, straordinaria, di un'artista sarda, anzi un'artista sassarese, Francesca Sasso, il soprano, lo dicevamo prima, lei è diplomata al Conservatorio Luigi Canepa di Sassari con il massimo dei voti, ha studiato con Raina Kabaivanska e Renato Bruson e si è poi perfezionata sotto la guida di Natale De Carolis e Barbara Frittoli. La sua è una carriera internazionale che l'ha portata a esibirsi nei più prestigiosi teatri, sia italiani che internazionali, tra cui il Teatro alla Scala di Milano, l'Arena di Verona, il San Carlo di Napoli, il Regio di Torino, il Teatro dell'Opera a Roma e ancora la Fenice di Venezia, il Petruzzelli di Bari e al Festival di Salisburgo. E anche Oslo, Bruxelles, Budapest, Pechino, Tokyo e Santiago del Cile. È stata tra l'altro diretta da grandi maestri quali Riccardo Muti e Riccardo Sciai, Gianandrea Noseda e Stefano Ranzani. Il primo dei brani che ci proporrà Francesca Sasso è l'aria Chi il bel sogno di Doretta dalla rondine di Giacomo Puccini. Seguiranno poi le esecuzioni come da programma da Tosca Vissi d'arte, il preludio della Traviata, da Otello L'Ave Maria e Ballabili e da Madama Butterfly Un bel dì vedremo. Signore e signori, Francesca Sasso.
Thank you.
benedetta fra le spose, le vergini sei tu, sia benedetto il frutto, oh benedetta di tue materne viscere,
Thank you.
Il brano che abbiamo appena ascoltato, davvero molto bello, è un brano originale scritto dal maestro, anche se lui non ama chiamarsi così, farsi chiamare così, Stefano Garau. Ecco, mi piacerebbe che il maestro mi raggiungesse per accoglierlo con un doveroso applauso. Eccolo, arriva, arriva. Ringraziamo Stefano Garau e, come da consuetudine, la seconda parte del concerto è dedicata ai brani tradizionali natalizi. Adesso ascolteremo insieme White Christmas, arrangiata dal compositore, dal maestro Fabio Manconi, e Silent Night, anche in questo caso arrangiata dal compositore Stefano Garau. I brani ovviamente sono eseguiti dall'orchestra diretta dal maestro Andrea Certa. Buon ascolto.
Con questo brano si conclude il programma della serata. Ringraziamo il Banco di Sardegna per aver dedicato anche quest'anno questo bellissimo concerto alla città. Ringraziamo il Comune di Sassari che ha patrocinato l'evento e naturalmente i padroni di casa, l'Arcivescovo Monsignor Gianfranco Saba e il Parroco della Cattedrale Monsignor Marco Carta. E prima di lasciarvi dei ringraziamenti, la Boheme vorrebbe rivolgerli anche all'Associazione Corale Luigi Canepa e al Conservatorio di Musica di Sassari per aver collaborato, insomma, alla buona riuscita di questa serata. E prima di lasciarvi con un bis, dovrebbe esserci una piccola sorpresa che mi raggiunge ora qua, Edoardo. Il brano che sentiremo adesso è Tu scendi dalle stelle, arrangiato anche in questo caso da Stefano Garau. A me non resta che salutarvi e augurarvi buone feste.